cuore che batte più forte, la lotta da passare, al diavolo non si vende, io sono ancora qua. Bentrovati, nuova puntata di The Living Room, siamo in compagnia quest'oggi con il neoeletto, perché ormai sono due settimane di legislatura, neoeletto sindaco di Rugudi, Pierpaolo Zavettieri, benvenuto. Grazie. Direi anche bentrovato perché adesso ti troviamo in vesti di sindaco, quindi auguri per la tua elezione, ma hai un passato da consigliere provinciale, 5 anni di consigliatura provinciale e di grande impegno, di grande attività per arrivare poi a questo nuovo traguardo. Però mi piacerebbe riassumere questi anni, anche perché le cose fatte per l'area grecanica in generale, anche per le altre aree della provincia di Reggio, sono tante e numerose. Sì, grazie a voi per l'invito. Diciamo, l'impegno mio è stato al massimo delle mie energie, poi i risultati chiaramente in un territorio che è disgregato sotto tutti i punti di vista, una classe politica, una classe dirigente che sotto gli occhi di tutti sta toccando livelli molto bassi per situazioni morali, per situazioni anche di impegno, ma soprattutto per le condizioni in cui sta operando, che non sono certamente quelle più floride che si potesse aspettare la società, o comunque rispetto molto meno floride rispetto a quelle della cosiddetta Prima Repubblica. Per cui tutte queste cose messe insieme, la caduta sostanziale dei valori della società, che si registra non solo nella politica ma si registra in tutti i settori della nostra società, quindi negli ambienti relativi allo spettacolo, al teatro, relativi all'impegno sociale, relativi ai settori principali della gestione dei servizi, cioè in ogni ambito noi registriamo negli ordini professionali, registriamo una caduta verticale dei valori che appunto potevano essere quelli della deontologia professionale una volta, della religione e in generale anche quelli che erano le regole non scritte della politica per il rispetto dell'avversario, per la conduzione di una vita politica sana che potesse portare a un ragionamento per la pro-società, per la società e non finalizzato al raggiungimento del proprio particolare che, come appunto il principe di Machiavelli, poteva essere anche qualcosa che poi si ripercuoteva positivamente anche sulla società. Nel nostro caso la difesa del proprio particolare è proprio la posizione personale. Qualcuno potrebbe eccepire che anche io, diciamo, ci tengo ad esserci sulla scena politica. Posso dimostrare che non è così, nonostante le due candidature che sono state anche da pochi, dico la verità, da pochi oggetto di critiche, perché strumentalizzate dal punto di vista anche dell'opportunità o meno di rimanere a tutti i costi in scena. Non è così perché io, a detta dei più, ero, come dire, candidato in pectore per le scorse elezioni regionali e ho avuto anche persone vicine a me che mi hanno consigliato, per fortuna, ma ho avuto la grande forza di ritirarmi a candidatura presentata, che non è facile quando uno ha condotto un percorso che è finalizzato a rappresentare un territorio che paga, e questo è evidente, non è una questione di Pierpaolo Zavettieri, è evidente, paga un grandissimo debito di rappresentanza e quindi ha un territorio che non è rappresentato né in Parlamento né in Consiglio regionale, oggi neanche nell'ente intermedio che è la città metropolitana, costituita dalla nostra scadenza, diciamo, del mandato, quindi dal 4 giugno in avanti, che però ancora è in fase transitoria intermedia, quindi poi eventualmente vedremo le fasi che sta attraversando. Quindi in questi tre settori, che sono l'intermedio, il regionale e il nazionale, un territorio vastissimo, da Reggio Calabria a Monasteraci, esclusa Reggio Calabria città, quindi realisticamente da Pellaro, la frazione, come dire, dal quartiere importante di Pellaro di Reggio Calabria, sino a tutto Monasteraci, non abbiamo l'espressione di una di queste tre figure che appunto possa rappresentare su tavoli importanti le istanze della Ionica.
Nel mio caso, come eletto nel Basso Ionio, quindi nell'area grecanica, ancora peggio, perché poi se dall'esterno la regione ha ripescato per esempio l'assessore regionale Roccisano, che è appunto di Caulonia, quindi l'Alto Ionio in qualche modo c'è, nel Basso Ionio, quindi nell'area grecanica in senso allargato, diciamo fino a Bianco, fino a Bovalino e da questo lato fino a Motta San Giovanni, assolutamente, oltre ai sindaci che sono la prima frontiera, diciamo la prima fila, la prima linea, come la chiamò un sottosegretario di governo 2 giorni fa, l'ha chiamata appunto nell'occasione della presentazione dei patti per il Sud, la prima linea sono i sindaci. Io appunto, quindi, tornando alla mia dichiarazione, ho dimostrato di non voler esserci a tutti i costi. Allora, parliamo del 2014, ma cronologicamente del 2013, perché la campagna elettorale parte sempre un bel po' prima, io sfidai questa zona invitando la maggior parte dei sindaci, dei principali attori, diciamo, visibili sulla scena politica. Quei pochi sindaci che c'erano. Sì, allora c'erano veramente pochi, e per cui invitai anche i principali attori della scena politica, visibili ai miei occhi, chiaramente, magari mi scuso se non ho contattato tanti altri che appunto erano forse più rappresentativi di quelli che ho contattato io, per raggiungere un obiettivo non trasversale rispetto ai partiti, ma comunque diciamo che superasse la logica dei partiti, che di fatto invito qualcuno, diciamo, più bravo di me, più esperto di me, a spiegarmi se e come esistono ancora, perché mi piacerebbe, diciamo, rafforzarne appunto i contenuti degli stessi e anche rafforzarne la autorevolezza, l'attendibilità, la credibilità degli stessi, perché altrimenti si è veramente un po' a briglie sciolte e allo sbando, anche unitamente al fatto del, diciamo, della caduta dei valori che citavo prima. Quindi queste due cose unite, regole inesistenti, partiti inesistenti e caduta dei valori, insieme fanno veramente la lacerazione di questa nostra società ad ampio, diciamo, in senso lato, ecco, non solo politicamente parlando. C'è da dire anche che purtroppo la Calabria, la nostra terra in generale, è terra di conquista da parte della politica nazionale, che viene ad eleggere in Calabria i leader nazionali. Abbiamo avuto Berlusconi eletto in Calabria, non solo, Cesa, tantissimi altri eletti qui, quindi la nostra rappresentanza sparisce, quei pochi, se non mi sbaglio, eleggiamo alla Camera 12 deputati. Eleggiamo di più, ne abbiamo, e si è partiti con 23 alla Camera e circa la metà al Senato, dico circa perché 23 non può essere 11,5 chiaramente, e poi l'ultima volta sono stati 20 alla Camera e 10 al Senato. Però questo sarà un numero, tra l'altro, sempre rivisto nel tempo, perché in base alla popolazione poi si costruiscono, diciamo, si dà la ripartizione dei seggi, per cui è ovvio che questo può essere un numero sempre rivisto, ma comunque mediamente noi abbiamo avuto una rappresentanza pure sul Reggio, insomma, per quanto riguarda la Camera e il Senato, che è stata ultimamente sempre poco rappresentativa di questi territori. Abbiamo delle importanti figure, questo sì, sullo scenario nazionale, ma che da sole non possono essere funzionali, perché per esempio abbiamo un importantissimo sottosegretario di governo di Reggio Calabria che ha funzioni internazionali. È chiaro che per il ruolo che questa persona riveste politicamente non può essere lasciato solo, perché poi lo si può accusare di essere stato rimasto distratto dal suo territorio di origine per molti anni, ma se uno si deve occupare del Sudafrica, dell'Etiopia o di, insomma, dell'Asia, eccetera, chiaramente il suo ruolo è più come uomo di Stato che non come persona a difesa, diciamo nel più spicciolo dei termini, della amministrazione locale, ecco. Quindi su questo andrebbero puntati i riflettori, su questo dovremmo investire. Io in quella fase volevo rappresentare queste istanze, non per forza da solo, tra l'altro non stiamo parlando di Parlamento, ma ci siamo interrotti sulla candidatura regionale, per cui ho fatto un passo indietro.
In quella fase l'indagine di mercato, consenti il termine, mi consenta il termine, è stata quella appunto di capire se ci fosse una persona tra queste figure prevalenti che potesse rappresentare le istanze di tutti, visto che le istanze di tutti, principalmente messe avanti da ognuno di noi, erano le esigenze del territorio e non quelle politiche spicciole della persona e della parte politica. Su questo ci siamo ritrovati nei ragionamenti e nelle condivisioni con diciamo l'assenso verbale al tavolo di incontro. Non c'è stata poi in modo conseguenziale diciamo la presa di posizione reale della persona e del gruppo politico che ognuno di noi rappresentava. Io sono in quella interlocuzione che è durata qualche mese, sono stato anche additato da alcuni come la persona che costruiva il percorso per poi alla fine rappresentarlo personalmente. Diciamo, lasciando il beneficio del dubbio o lasciando alle persone appunto con cui mi sono relazionato anche l'ipotesi che questo fosse vero, cioè che io stavo pensando a una mia candidatura regionale, ciò non toglie che ho lanciato una sfida all'interno della quale io poi dovevo dimostrare che c'era un principio diciamo di bontà assoluta nel ragionamento e per cui se la candidatura fosse ricaduta su un'altra persona io l'avrei dovuta sostenere. Beh, questo io l'ho dimostrato nei fatti perché poi sabato mattina della presentazione delle liste ho ritirato la mia candidatura e ho sostenuto un'altra persona. Per cui non si può dire che io a tutti i costi mi volessi candidare. Ho rinunciato, ho investito su una persona che rappresentava una logica, un ragionamento con cui mi sono ritrovato. Parlo, tanto non è un mistero, diciamo, abbiamo fatto campagna elettorale aperta, parlo di Nicola Irto che è presidente del Consiglio oggi in carica, anche da noi sostenuto nella seconda fase, cioè quindi sostenuto prima in modo, come dire, corposo, massiccio e convintamente, perché riconosciute le qualità principalmente umane della persona rispetto alle quali diciamo, si deve investire in politica, e cioè la persona che investe su anche delle scelte politiche, sono scelte che staccano col passato. Lui infatti ha fatto delle belle iniziative per aprire il Consiglio regionale all'esterno e per renderlo trasparente, non le cito per non fare l'apologia del mio candidato alle regionali. Poi l'abbiamo anche difeso alla sua candidatura alla presidenza dove non avevamo voto, ma insomma abbiamo fatto una campagna in lungo e in largo anche a favore suo, convinti che potesse rappresentare pienamente e degnamente un Consiglio regionale che non si è fatto molto tantissimo onore in passato, e cioè parlo delle spese del Consiglio regionale all'interno del quale il Presidente non ha tutte le responsabilità, ma può dare una grandissima sterzata, diciamo, rispetto alla condotta, e si sono viste le spese pazze del Consiglio, sia quelle dei singoli gruppi consiliari che oggi sono in qualche misura drasticamente ridotte, non abbiamo più i 300-400 milioni di vecchie lire assegnati al gruppo o i 200-300 mila euro assegnati al gruppo, per cui ognuno si può fare feste, festini, organizzare ciò che la politica non dovrebbe pagare e finanziare. Ma abbiamo avuto anche spese pazze relativamente alla gestione del Consiglio stesso e alle spese di rappresentanza. Noi abbiamo registrato bilanci di 90 e più milioni di euro in un Consiglio regionale che in autonomia dalla Giunta si faceva un bilancio che è pari a una città praticamente, 90 milioni di euro per gestire un palazzo, una cosiddetta astronave. E in passato, non voglio fare cifre, ma si sono regalate per centinaia di migliaia di euro agendine come gadget e penne, come spese di gestione annuale. In pelle. Ho capito che la politica deve avere anche una riconoscibilità, per cui le spese di rappresentanza alcune volte sono necessarie, ma c'è una misura a tutto. Io ho sentito l'amico Nicola Irto, che appunto oggi riveste questa carica, dire che si vergogna della sala o la stanza presidenziale che io ho avuto modo di visitare, che è sfarzosa, anche discutibile dal punto di vista del gusto, dell'arredamento, ma questa è un'altra cosa,
Maisfar dice: io mi vergogno perché effettivamente mi sento a disagio con tutta la pelle. Queste sono state le sue parole per dare la dimensione, la bontà di uno che intende la politica così come la intendo io, poi al di là di tutti gli aspetti che possono essere secondari, ma mi sono ritrovato anche su questo modo di fare. Il mio percorso alla provincia ha avuto molti aspetti, quindi non lo posso riassumere in una trasmissione televisiva se non ad un memorandum molto veloce, se non a domanda di rispondere a domanda del conduttore. Però chiaramente l'impegno mio è stato fuori dai confini del mio collegio elettorale, entro il quale mi sono fortemente impegnato e con gli strumenti che avevo. Ricordo che io sono stato consigliere semplice e non assessore, per cui diciamo non avevo una spesa collegata direttamente al bilancio e quindi a dei capitoli assegnati al settore mio di competenza, all'assessorato. Io mi sono occupato di tutto, di tutti i temi, di quelli che sono riuscito a cogliere con la mia, ahimè, poca sensibilità. Quindi io, con quello che ho avuto di strumenti intellettivi e di sensibilità, mi sono speso, diciamo, non 24 ore al giorno, perché ho mangiato e dormito anch'io, anche se fisicamente si direbbe tutt'altro, e però diciamo tutto il resto delle ore, sacrificando anche la mia famiglia, con la quale mi voglio scusare pubblicamente, ma che mi ha ben compreso, perché poi si legge anche il senso del dovere, del senso di appartenenza a un territorio e l'impegno che si assume se c'è anche una sensibilità. Per fortuna io ho trovato moglie e figli, che in qualche modo i figli un po' meno, che sono ragazzini, mi hanno compreso, e quindi l'ho potuto fare per tutto il numero di ore che mi sono rimaste. Noi abbiamo centrato alcuni obiettivi con l'amministrazione, molti altri sono in itinere, altri non siamo riusciti a centrare. Quelli che sono in itinere e in scadenza erano due grandi progetti che mi sono prefissato al mio insediamento, che erano ciò che la politica precedente, per cause diverse, non era riuscita a fare, e quindi non voglio additare responsabilità. Qua siamo veramente, in questo caso, nella politica del fare e non del criticare. E c'erano l'istituto alberghiero di Condofuri, che praticamente è un appalto, un impegno economico di circa 3 milioni di euro, con un APQ, accordo di programma quadro, che prevedeva la realizzazione di due scuole, una a Oppido Mamertina e una a Condofuri, e che non sono state realizzate nessuna delle due. Quella a Oppido sono stati iniziati i lavori, quasi completati, ma poi per il completamento bisogna ancora approfondire, insomma ci sono degli elementi che non riguardano questa trasmissione e che vi trascurerò. Per l'istituto alberghiero purtroppo le vertenze giudiziarie ci hanno portato ad oggi. Oggi finalmente, l'11 maggio scorso, quindi pochi giorni fa, diciamo un mese fa circa, abbiamo vinto l'ultima causa, per cui i proprietari, gli eredi, i proprietari del suolo dove dovrebbe sorgere la scuola, che si sono fortemente opposti alla realizzazione di una scuola, anche se si tratta di un bene di pubblica utilità, e loro non vivono a Condofuri e non hanno un'attività prevalente lì, quindi voglio dire queste cose per manifestare, come dire, tutto il mio dissenso sul piano personale, diciamo, ma non personale nel senso che ce l'ho con loro, sul piano della condotta e delle scelte personali che loro hanno fatto, che io come cittadino, non come amministratore, non condivido, perché una scuola che rappresenta prima di ogni cosa la pubblica utilità, perché tra l'altro c'è la formazione di mezzo e c'è la formazione dell'uomo e del cittadino, ed è un bene pubblico. Su un campo di cavoli, praticamente lì venivano coltivate ortaggi, vengono ancora coltivati ortaggi finché non si inserirà il cantiere, e non trovo una giustificazione per una netta opposizione, visto che non contestavano il quantum dell'esproprio, del pagamento, ma proprio che la scuola non si facesse lì. Detto questo, l'obiettivo principale sull'area grecanica è stato quello dell'istituto alberghiero, perché poi abbiamo avuto una serie, non dico infinita, ma innumerevole di interventi sotto i 100.000 euro e anche alcuni sopra i 100.000 euro, che sono andati da Bova Marina, Palizzi, Condofuri, Melito, insomma tutti i comuni che hanno, come dire, avuto un'interfaccia politica e amministrativa in Pierpaolo Zavettieri, hanno trovato ascolto e hanno trovato molto spesso anche accoglimento delle proposte che io mi sono fatto carico
di portare, diciamo, sia in seno alla presidenza e alla giunta provinciale. In alcuni casi le ho proprio proposte come emendamento in consiglio, come emendamento al bilancio, e quindi sono passate in molti casi. Ne cito uno, per esempio, che è su Bova Marina, ma non perché ho scelto Bova Marina come comune in cui vivo, ma perché è un obiettivo di area, è la copertura della piscina che è stata oggetto di prima di atti vandalici e poi il tempo ha fatto gli ulteriori danni, ha divelto, diciamo, la copertura e quindi poi l'ha esposta per 2 anni almeno. Di questo dovrebbero farsi carico i commissari prefettizi, che per 2 anni hanno lasciato scoperto questa struttura e l'hanno lasciata esposta agli agenti atmosferici, per cui qualche altro danno alle pompe eccetera è stato causa pure della non copertura, della mancata copertura. Per fortuna l'amministrazione che è venuta dopo i commissari, al di là del rapporto, diciamo, personale o meno che abbiamo con l'amministrazione, devo dire la verità, non con uno schiocco di dita ma velocissimamente ha speso quei fondi che io avevo già, attraverso questo emendamento di bilancio, destinato a Bova Marina, immediatamente, con una procedura totalmente trasparente. Quindi non è che si chiedeva ai commissari di fare una procedura non trasparente, una procedura trasparente di evidenza pubblica. In 3-4 mesi, diciamo, hanno fatto proprio tutto, compresa la copertura e l'inaugurazione del bene. Infatti oggi è un bene a disposizione della comunità, funzionale. È un bene che sta fruendo, al di là del caso singolo che può venire anche da Gioia Tauro, questo bene lo stanno fruendo in modo pieno da Montebello a Brancaleone, perché io ci mando mia figlia che, essendo io, diciamo, d'origine un insegnante di scienze motorie, anche un istruttore di ginnastica correttiva eccetera, ho mia figlia con un po' di tendenza, diciamo, alla ipercifosi, quindi vi parlo anche di termini, diciamo, fuori dalla trasmissione, e di scapole alate, l'ho mandata in piscina perché fosse seguita, visto che io, diciamo, non riesco a seguire bene i miei figli, di questo mi scuso ancora, e mi sono accorto che è frequentata appunto da un bacino d'utenza che va da Motta San Giovanni a Brancaleone, quindi un servizio per l'intero territorio, anche oltre l'area grecanica, diciamo, i comuni dell'area grecanica. Ecco perché ho fatto questo esempio: fosse stato a Brancaleone o a Melito l'avrei citato, e questo per dire come gli interventi grossi ci sono stati e ci sono stati anche quelli minori. Un altro intervento grosso che sta andando avanti, questa volta sempre grazie alla solerzia degli amministratori locali, è quello della strada di collegamento e di penetrazione alla montagna tra Bova Marina e Bova, che però collega anche Roccaforte, Rocudi ed Africo, parlo di Africo Vecchio. Quindi è veramente una strada di penetrazione alla montagna. Ricordo che Bova, con i suoi campi, tocca la cima più alta che in qualche modo nell'area grecanica si può registrare, diciamo, insieme alle montagne di Roccaforte del Greco, da cui appunto da lì si ha pieno accesso, perché la montagna è unica. Mentre in Marina, lo dico perché la maggior parte delle persone non c'è mai andata in queste nostre splendide, diciamo, splendidi luoghi. Sfido a fare un sondaggio, non lo so, a Merito Porto Salvo, a Bova Marina, a Condofuri, e a chiedere alla gente di tutte le età quanti sono stati a Roccaforte del Greco, a Corio di Roccaforte o a Rocudi Vecchio. Io credo che posti splendidi, tra l'altro. L'80%, per non dire il 90%, non ci è mai stato. Ora, se noi vogliamo valorizzare questi posti sotto ogni aspetto, quello culturale, quello dell'accoglienza, che è un tema nuovo, non nuovissimo ma nuovo per quanto riguarda anche i fondi comunitari e la possibilità di sfruttare i fondi, non per utilizzare l'accezione negativa del termine sfruttamento, sfruttarli nel senso di utilizzarli come non lo è stato in passato. E una linea di intervento è sull'accoglienza, accoglienza che vediamo ogni giorno, trova spazio sia nelle cronache negative sia in esperimenti che stanno facendo i comuni interni come Riace, come lo sta facendo Palizzi ed altri, sui temi dell'accoglienza. Quindi potremmo riqualificare anche i nostri borghi su progetti simili e non solo, con una strada di penetrazione alla montagna che possa essere sicura. È un po' più veloce, diciamo la verità, non si può arrivare in 1 ora e mezza a Corio di Roccaforte, ma almeno in 30-40 minuti sarebbe un tempo più accettabile e che si potrebbe metabolizzare.
E chiaramente può esserlo questa tra Bova Marina e Bova, e sono circa 2 milioni e mezzo di euro che presto saranno, perché credo che il 3 luglio consegni il progetto l'ingegnere, lo studio tecnico a cui è stata affidata l'incarico, e poi le procedure della stazione unica appaltante, che spero vedranno tempi brevi, e la realizzazione. Ho citato due grandi, diciamo, impegni miei personali, poi io mi sono speso nel mondo della scuola. Chiaramente la provincia e oggi la città metropolitana hanno il carico di fare la rete scolastica. Mi sono speso sempre nell'idea che si salvassero più scuole possibili, perché se riconosciamo nella scuola la prima o la seconda agenzia educativa, perché c'è anche la famiglia, ricordo, perché altrimenti sarebbe in modo indiscusso la prima agenzia educativa, chiaramente non è che il numero maggiore di agenzie possa in qualche modo, il numero maggiore di agenzie educative prendo il territorio, possa essere per forza e in modo obbligatorio la panacea dei mali della mancanza della cultura o dei valori della disgregazione sociale venuta, diciamo, a crescere in questi anni. Però un presidio che è governato da un dirigente scolastico presente sul territorio e una struttura amministrativa presente sul territorio, anziché essere sezione staccata, chiaramente può difendere di più questi valori. Noi abbiamo fatto la battaglia come minoranze linguistiche e abbiamo ottenuto la deroga dei numeri previsti dal Ministero nazionale, che non era scontata, l'abbiamo vinta con un ricorso che io ho fatto alle mie, anche mie energie personali, perché c'è stato un momento in cui la Regione Calabria, la precedente giunta, dico la verità, ma non è un discorso di centrodestra o centrosinistra, ha accolto solo dopo aver registrato che abbiamo vinto la battaglia come sua questa esperienza delle minoranze. Questa è un'ammenda che devo fare a chi appunto ha gestito prima, perché io mi sono reso subito parte dirigente di questo problema. Alla fine comunque l'importante è che l'abbiamo spuntata, e i 16 comuni, quindi in senso lato 16, perché sappiamo che nei 16 c'è anche Reggio Calabria e Samo, che sono le due estremità di quest'area. Reggio perché ha una civiltà al suo interno di abitanti del borgo di Roccaforte, nonché di Gallicianova, una frazione di Condofuri, ma ovviamente la conosciamo, e quindi degli insediamenti massicci anche di Rogudi, quindi nella zona di Ravagnese e in altre zone della città di Reggio, quindi è anche incluso, e Samo che con una soluzione di continuità superato Staiti, diciamo, rientra comunque perché ha origini anche questa comunità nell'area grecanica. Tutto il resto, che è compreso tra Brancaleone Staiti e Montebello, diciamo che con un filo conduttore anche territoriale, è unito e quindi assume questo nome ormai caratterizzato all'interno del percorso che abbiamo condotto delle zone omogenee, il nome di area grecanica. Su questo tema potrei dire due parole se non avete, diciamo, domande o chiarimenti. Era proprio la domanda successiva, cioè l'argomento di cui avrei voluto parlare, proprio questo, quindi come cambia dalla provincia alla città metropolitana l'assetto istituzionale anche nelle funzioni. E questa idea delle zone omogenee, che se non sbaglio è partita proprio... Sì, beh, non sono un pianificatore del territorio, quindi non mi assumo la paternità, ma è un discorso che c'è... A livello ideologico, non diciamo. Non ho un grandissimo dono della sintesi, quindi la prego di fermarmi, perché non conosco neanche bene i tempi televisivi, pur avendole frequentate negli ultimi 5 anni le televisioni locali per comunque comunicare all'esterno. Quindi un minimo, diciamo, ho imparato, ma non ho ancora i tempi ci siamo, più o meno ci siamo, dai. Quindi sulla città metropolitana dico, parlo per flash, non per spot, ma per flash, per essere sintetico. Così come fanno oggi le slide dei relatori nei convegni, puntano la slide col pallino e poi c'è il neretto evidenziato. Anche il Presidente del Consiglio parla slide ormai quando presenta le riforme. Quindi cercherò di parlare per slide, vabbè, ovviamente battuta a parte. La città metropolitana per legge, prima la spending review, successivamente la legge Delrio, la inquadrano, diciamo, sovrapponibile alla provincia appena trascorsa, diciamo, l'ente, diciamo, che ha visto la sua efficacia piena fino al 3 giugno.
sovrapponibile territorialmente. È chiaro che ha altre finalità, ha un'altra vocazione. Intanto per competenze e funzioni dovrebbe essere anche in questo caso sovrapponibile, perché la macchina burocratica, lo dico ai cittadini che veramente di questo argomento ne registrano veramente pochi particolari, se non gli addetti ai lavori, la macchina burocratica rimane invariata in questa fase, cioè si trasferisce anche il personale della trascorsa provincia. Cioè la provincia è finita come istituzione, ma i dipendenti stanno continuando a fare il loro lavoro, giusto per non creare il vuoto istituzionale che sarebbe un danno al cittadino. Per quanto riguarda la vocazione, quindi le competenze e le funzioni, sembrerebbe che ci sia l'idea di conservare quelle dell'attuale o comunque dell'appena trascorsa provincia. E sono le principali deleghe che aveva la provincia, che sono la viabilità comunale, che sono l'edilizia scolastica e la rete scolastica, quindi la pianificazione della rete scolastica di cui parlavamo prima, e che è la pianificazione del territorio, perché diciamo c'era allora il settore urbanistico, il settore che si occupava del PTCP, il piano territoriale di, insomma, per la pianificazione, che adesso si trasformerà in pianificazione di città metropolitana. Poi si aggiungono anche le competenze che abbiamo avuto ai sensi della legge 34, che era una legge fatta nel 2002 dalla Regione Calabria, grazie alla quale poi realmente nel 2006 passarono delle altre competenze alla provincia, proprio perché la Regione nel 70 nacque come ente di programmazione per legiferare su alcune cose, non ente amministrativo esecutivo. Di fatto negli anni si è rivelato al contrario, o per la voglia di gestione o per, diciamo, mancata concezione più utile al cittadino di questo ente, nel tempo si è trasformato in un ente, in un vero ente di gestione. Riconosciuto questo, nel 2002 si è realizzata sta legge, nel 2006 sono state trasferite le deleghe e abbiamo visto anche nel settore cultura, la cultura è stata una di quelle deleghe trasferite alla provincia, così come l'ambiente, il demanio fluviale ed altre tante altre funzioni. Queste dovrebbero essere confermate nella città metropolitana, ma si deve fare attraverso una legge regionale che tarda ad arrivare, e qui c'è un mio appunto agli amministratori regionali, ci metto tutti dentro, anche quelli che sono amici miei, cioè la perdita di potere della regione evidentemente fa male a qualcuno, cioè riconoscere, dico cioè ancora perché cerco di spiegare alcuni passaggi alla maggioranza che veramente può essere al buio. Questa legge regionale tarda ad arrivare perché doveva essere fatta con uno schiocco di dita. Come puoi realizzare una città metropolitana che abbia meno funzioni, meno forza, meno rapporti con il territorio della scorsa provincia? Cioè tu fai la città metropolitana per mettere 10 città d'Italia, parliamo dell'Italia continentale, 10 città d'Italia su un piedistallo in cui dici internazionalmente sempre più l'urbanizzazione e la popolazione si sta spostando nelle aree metropolitane. Come discorso internazionale, lo sviluppo, i progetti e gli attrattori principali vanno nelle città metropolitane. Quindi tutto questo lo dice il mondo, lo dice la globalizzazione, lo dice la Comunità Europea, che diciamo è un organismo al quale noi apparteniamo, al quale diciamo facciamo riferimento, al quale versiamo dei soldi e dal quale dovremmo ricevere o riceviamo comunque parte dei soldi che versiamo per nostra incompetenza e incapacità. Come possiamo dargli meno peso della scorsa provincia, che era un ente così di gestione, un ente intermedio che doveva solo fare la sinergia dei comuni, giusto perché il cittadino poi, superata la fase comunale, per alcune cose non deve per forza andare a Catanzaro, ma può risolverlo con gli uffici periferici. E quindi su questa riflessione noi a parole abbiamo registrato dal Presidente Oliverio, dagli organi, dagli assessori, dai consiglieri regionali e tutti, abbiamo registrato la disponibilità piena a risolverlo questo problema. Ancora oggi stiamo attendendo la risposta. Quindi posto che diamo per scontato che saranno trasferite le funzioni e le competenze, quindi la città metropolitana avrà un bel ruolo almeno quanto quello che ha avuto la provincia,
Le finalità della città metropolitana certamente sono altre, appunto quelle che cercavo di riassumere prima dicendo che, mettendola su un piedistallo delle 10 principali città d'Italia, deve rappresentare un attrattore per l'Italia prima, ma nel caso di specie della Calabria, per la Calabria stessa. Quindi la città metropolitana, anziché essere vista come in contrapposizione alla regione, dovrebbe rappresentare il principale attrattore della regione stessa, quindi rafforzare la regione. Invece si sta intravedendo questo dualismo perché, dal punto di vista legislativo, per le deleghe previste nella legge Delrio, la 56, noi, questo lo diciamo ai cittadini non informati, non certamente a quelli che stanno seguendo questo processo, la città metropolitana, a differenza della provincia, si relazionerà direttamente con il governo centrale e con la comunità europea. Questo è un grande vantaggio perché nella costituzione dei progetti di area e nella realizzazione dei progetti più grossi, noi saltiamo un enorme passaggio rappresentato dal burosauro regione, e burosauro anche se ha solo 45 anni perché si muove come un dinosauro, diciamo, ecco, a tempi molto più lunghi. E quindi saltando questo passaggio intanto eliminiamo un passaggio ed eliminiamo quello più costoso in termini di tempi. Quindi la città metropolitana dovrà pianificare autonomamente, anche se deve, chiaramente ne terrà conto, della logistica regionale, nazionale, internazionale. Dico anche internazionale perché noi abbiamo strutture come il porto di Gioia Tauro, che è una struttura certamente internazionale e quantomeno europea, non regionale certamente, ma neanche solo nazionale, anche se entra nella portualità nazionale, ma ha una vocazione molto più ampia, come ce l'ha il porto di Tangeri, come ce l'hanno Amsterdam, Rotterdam, i principali porti d'Europa. E comunque ricordiamo che è uno dei principali porti del Mediterraneo, quello di Gioia Tauro. Noi parliamo di un porto qualsiasi. Questo lo possono fare anche i non interessati alla politica e all'amministrazione, possono prendersi un righello con la cartina europea, fare un cerchio col compasso sul Mediterraneo e verificare che il lago del compasso lo devono conficcare, se non nella città di Reggio, nella città metropolitana di Reggio Calabria sicuramente. Quindi il cerchio del compasso, quindi il baricentro a questo punto della area, diciamo, mediterranea ed europea mediterranea, non solo quindi europea mediterranea, mediterranea in senso più ampio, e certamente la città di Reggio Calabria, il porto di Gioia Tauro e le infrastrutture annesse. Per cui, diciamo, registrati questi passaggi, non puoi fare una pianificazione territoriale regionale annettendo Reggio, ma devi riconoscere un peso maggiore. Quindi la differenza sostanziale tra provincia e città metropolitana sarà questa, la vocazione e l'interpretazione di questa vocazione da parte dei principali attori che ne faranno parte, che sono certamente il futuro attuale, diciamo, attuale persona che deve indire le elezioni, e questo è il passaggio intermedio che, se vorrete, faremo, ma non so se è opportuno la trasmissione televisiva. Il futuro sindaco metropolitano e il futuro consiglio eletto. È inutile dire la futura conferenza metropolitana, perché quella è rappresentata dai 97 sindaci, e va da sé che il territorio deve interpretare con questo nuovo spirito, diciamo, la nuova esperienza. Quindi come si pone Rogudi, di cui lei è sindaco, all'interno della città metropolitana, punto, nel pieno delle funzioni? E a questo punto, ecco perché la mia battuta iniziale era amministratore, e che non l'ho fatta, l'abbiamo fatta fuori dalla prima di entrare, eravamo fuori dall'ingresso. La mia battuta diceva che, appunto, io mi sono candidato e sono stato eletto come sindaco di Rogudi. Il principale ruolo che interpreterò sarà quello, quasi la totalità del mio tempo sarà destinata a Rogudi, posto che all'interno del tempo che io dedico a Rogudi, per l'utilità di Rogudi stessa e dell'area grecanica e della città metropolitana, ci sia il fatto di lavorare per la città metropolitana. E perché questo è nei fatti, noi saremmo fuori da tutti i progetti che riguardano la città metropolitana se lavoriamo chiusi nel nostro campanile, saremmo fuori da una logica di sviluppo di area se non ragioniamo insieme. Ragionare insieme non significa fare una sorta di spartizione, come è stato fatto nei piani regionali degli ultimi 30 anni,
e quindi anche nelle logiche dei finanziamenti nazionali che hanno visto un'area interessata, ma significa condividere anche degli obiettivi che avvantaggino il comune vicino, non a danno del nostro, ma a vantaggio anche del nostro, pensando che non per forza l'intervento deve essere fatto nei confini comunali, e quindi questo è un obiettivo che noi terremo. Le zone omogenee di cui lei faceva menzione prima sono state anche un mio risultato, non è certamente solo un mio risultato, i pianificatori del territorio ci pensavano 100 anni prima di me, quelli più esposti anche politicamente ci hanno certamente pensato prima di me, non c'era una vera e propria coscienza di questo dal punto di vista istituzionale. Io prima degli altri, ma non per forza ho i meriti di questa cosa, anzi non me li voglio attribuire perché devono essere altri eventualmente a dire sono un interlocutore valido oppure non valgo niente, non lo posso dire io. Dico solo che già quasi 2 anni fa ho realizzato un primo convegno, questo sul piano formale, ma ho iniziato un ragionamento di un'area che era già rappresentata per un lavoro fatto precedentemente a me almeno 15 anni prima, cioè di riconoscersi in un territorio culturalmente comune e culturalmente condiviso, che appunto poi prese il nome di area grecanica, e di questo dobbiamo ringraziare tutti quelli che ci hanno lavorato a vario titolo, anche molta gente che poi ha sbagliato sul percorso molte altre cose, ma il merito, e quindi anche posti poi come avversari politici proprio perché hanno deviato il percorso, ma voglio riconoscergli questo merito, che a pensare di riconoscere il tutto in una storia, in una cultura comune, sono stati altri prima di me e almeno 15 anni prima. Però istituzionalmente è stato fatto un passaggio che, devo dire la verità, hanno trovato la sponda di Falcomatà 2 anni prima e di Giuseppe Raffa, presidente della provincia, ancora negli stessi 2 anni prima. Cioè io li ho, per senso di appartenenza all'ente provinciale, ho consultato il presidente Raffa, e per senso, come dire, di prospettiva, perché la legge nel 7 aprile 2014 inquadrò Falcomatà come interprete futuro, consultandoli tutti e due e coinvolgendoli tutti e due in diverse attività di convegno fatte poi nelle varie aree omogenee, io le ho, come dire, attenzionate tutte e quattro le aree omogenee, li ho non convinti, forse lo erano già, però gli ho parlato per primo di questa cosa, cioè del fatto che le aree fossero istituzionalmente omogenee. Quindi anche nel loro linguaggio io ho potuto notare che quando si è parlato di aree omogenee qualcuno, non solo Falcomatà e Raffa, ma anche gli altri, ha inserito aree istituzionalmente omogenee. Perché ho fatto questa precisazione? Che nell'area grecanica si possa trovare il comune di Motta San Giovanni che ha un tratto, parlo di Valanidi per esempio, che arriva a Reggio, o che per esempio Samo si ritrovi nell'area grecanica ma che ragioni territorialmente con altre zone, o che qualcuno dica l'Alto Ionio si divide in più zone omogenee, non in una sola. Fino a ieri c'era, qualcuno ha parlato nel tempo appunto di più zone omogenee, 7, 6, 14, perché poi ognuno vuole alzare la bandierina e dire io ci sono, quindi alzare un campanile. Io in questo caso ho detto, se noi vogliamo ragionare per aree, riconosciamo quelle che già esistono a prescindere da noi come istituzionalmente omogenee. E allora vediamo che troviamo nella Locride, l'associazione dei comuni della Locride che conta 42 enti, 42 comuni. Nell'area grecanica abbiamo appunto questi 16 comunque che comprendono praticamente Reggio e Samo, quindi 14/16 comuni, abbiamo i 33 della città degli Ulivi, quindi della città della Piana, che comprendono tutti i comuni della Piana, e abbiamo l'associazione dei comuni dell'area dello Stretto, cioè queste quattro zone omogenee, è giusto che i cittadini sappiano, che sono omogenee istituzionalmente perché da anni si riconoscono, diciamo, ognuna delle quattro in un'associazione di comuni, per cui hanno una sede, hanno un presidente eletto che li rappresenta nelle varie istituzioni e sono quattro zone. Cogliendo alcuni spunti di studiosi, certamente pianificatori del territorio, quindi non politici
come dire, di livello medio-basso, anzi di infimo livello, come lo sono io, di infimo livello, battuta a parte, voglio dire, persone che ci studiano sulla pianificazione del territorio, ho potuto cogliere anche che il parco dell'Aspromonte, ma l'hanno colto tutti, ovviamente si sovrappone a spicchi, ad angoli, in tutte e quattro le zone omogenee, per cui il professore Costa, illustre urbanista, per primo in un progetto 100 idee per la città metropolitana lanciato dall'Università di Reggio Calabria da architetti molto noti e comunque da professori universitari, ha visto diversi contributi. Nelle 100 idee, una di queste idee per me è come un titolo, diciamo, un titolo che posso portare nel mio curriculum perché non ne ho altri o tanti altri, e c'è anche il mio contributo come politico che più di tanti altri magari ha affrontato il tema. Ma al di là del mio e di qualche altro intervento politico, che lascia il tempo che trovo perché sono riflessioni che poi posso avere, ci sono molti interventi tecnici. Uno di questi è del professore Costa, che nel descrivere poi in modo quasi poetico, culturale, artistico, perché poi fa pure una sintesi di questo tipo, oltre ad aver descritto urbanisticamente la cosa, nell'idea di un anello, di una composizione rappresentata dalle quattro aree, diciamo che questa composizione di quattro aree compone una montatura di un anello che si completa con il brillante, lo smeraldo in questo caso, perché essendo un polmone verde è più uno smeraldo, un gioiello appunto incastonato. E quindi questo mi ha dato subito la visione plastica di come dovremmo sfruttare, utilizzare, sempre sfruttare nel senso di utilizzare, il parco dell'Aspromonte, che coinvolge ben 37 comuni della città metropolitana e anche Rogudi, diciamo prevalentemente il territorio di Rogudi è tutto sul parco, perché il comune nuovo ha la prevalenza di abitanti, ma è un'area circoscritta, diciamo piccola relativamente a metri quadri, diciamo, ecco, a metri quadri di superficie. Quindi questa cosa mi ha convinto e ci ha convinto, e nel tempo, tra il lavoro dei tecnici, quello che ognuno per la sua piccola parte, tra cui la piccolissima anche mia, diciamo, si è consolidata ormai in modo inequivocabile questa idea di quattro aree omogenee o istituzionalmente omogenee e una che le abbraccia tutte. È evidente che se la legge del Rio rafforza e completa anche il ragionamento con l'unione dei comuni, l'unione dei comuni sulla quale ho fatto anche, diciamo, ho tenuto un convegno sempre come organizzatore, perché poi i relatori sono stati docenti universitari, sono stati assessori regionali, sono state figure di riferimento per la politica provinciale, regionale e nazionale, perché in quello sulla Ionica è venuto, diciamo, uno dei principali sottosegretari di governo ai trasporti, alla viabilità, e quindi nella logica della mobilità, che è un elemento principale della città metropolitana e delle zone omogenee, i trasporti non qui possono... Mi aggancio al volo, anche se Rogudi non ha una sua, per esempio, stazione della ferrovia, c'è quella attigua, quasi attigua, di Melito e di Annà. In queste settimane estive abbiamo visto un taglio completo dei treni, un taglio vergognoso, io lo dico tranquillamente da cittadino dell'area recanica, che venga qualcuno a dirmi che non è così, un taglio vergognoso per una stagione, un'area che vive di turismo, anziché consentire di arrivare nelle nostre aree, nella nostra area recanica e nel territorio tramite il trasporto pubblico, siamo costretti a muoverci con i mezzi privati, intasando di traffico, quindi la già in stato vergognoso statale 106, che se non cambia purtroppo, sì, la struttura non è delle migliori, si va anche veloce, c'è da dire, quindi colpe 50-50, si intasa la 106, treni non ce ne sono, non ci si può più muovere, quindi la mobilità sicuramente nell'area recanica sarà importante, la mobilità interna invece per arrivare nelle aree come Rogudi. Certo, la mobilità interna può essere rappresentata dal miglioramento, come citavo prima il caso della strada di penetrazione alla montagna, certamente. Alcuni ancora oggi propongono anche discorsi che oggi vediamo un po' più nei sogni, ma che sarebbe bello, non guasta sognare un po', la prevalenza però deve essere piedi poggiati sul pavimento, quindi sul suolo. Un po' sognare non guasta, perché le idee principali possono venire anche da un sogno, da una bella idea.
professore Russo, che è assessore, quasi assessore ai trasporti, nel senso che è principalmente assessore alla logistica, quindi la logistica ovviamente si interfaccia con i trasporti, e all'area portuale di Gioia Tauro, ma è anche docente universitario che sui trasporti ha fatto un po' scuola. Per quello della mia ignoranza parliamo della regione, assessore, sì, della assessore regione. Regionale. E siccome, diciamo, non ho rapporti di collaborazione formale, ma è una persona a cui faccio riferimento non politico ma sul piano del confronto, ho coinvolto in più iniziative anche di attività, diciamo, di studio, di convegni, ma è una persona con cui mi confronto quando c'è qualche idea del genere. Lui nei prossimi giorni si è impegnato a fare un giro all'interno della vallata della Mendolea, quindi di questo poi informeremo anche giustamente il sindaco del comune in cui insiste il torrente Mendolea principale, perché sappiamo che il torrente, diciamo, ha origini, diciamo, abbraccia più territori, e anche tutti gli altri, a fare un giro sulla vallata della Mendolea, a ripercorrerla, perché lui dice: io ci vedo una funivia, sono stati altri prima di lui a pensarla, se i costi non vengono giustificati dai benefici e dall'utilizzo, chiaramente è una di quelle infrastrutture che non vedrà mai la luce. Quindi noi oggi dobbiamo puntare sulle arterie programmate che migliorano la penetrazione e sulla comunicazione, che non è di gruppo ma è una comunicazione fatta dalle navette, fatta dal percorso organizzato, quindi con i tour operator per quanto riguarda il turismo, con le belle esperienze come quella di Bova, Naturaliter o altre cooperative che si stanno occupando di portare il trekking internazionale nei nostri luoghi. Quindi ringrazio appunto i precursori, non solo quelli di Bova ma tutti gli altri che ci stanno nell'area grecanica e nella città metropolitana, perché questo sta facendo scuola, sta facendo anche tradizione, sta facendo un'idea nuova di come utilizzare le nostre risorse. È chiaro che se ci fosse anche lo strumento di funivie, seggiovie ed altro canale di collegamento, noi potremmo dal mare goderci quello che è la bellezza della montagna. Nessuno si tirerebbe indietro dei turisti, perché il turista viene, sta 10 giorni, 7 giorni, un mese, soprattutto quelli che stanno di più, potrebbero godersi i paesi interni senza andare con i veicoli, rischiando e percorrendo tempi non solo lunghi dal punto di vista cronologico, appunto, della durata, ma anche dispendiosi dal punto di vista delle energie, perché farsi un'ora di curve costa anche, diciamo, fisicamente. Quindi poi bisogna essere appunto fisicamente predisposti anche alla guida, no, quindi non tutti lo possono affrontare. È un deterrente e rimane anche fruibile per il cosiddetto turismo slow, il turismo che pensa a godersi la vita ma a godersela con la naturalità, che io condivido pienamente, ma che di fatto cozza e si scontra con la velocità della società di oggi. Quindi se riuscissimo a trovare un punto d'incontro, è un turismo che io ho fatto raramente, molto raramente, coinvolto dalla politica, cioè mentre rappresentavo e mentre rappresentavo le istanze di un turismo diverso, un turismo che potesse portare avanti anche la cultura del bio e di tutte le esperienze tradizionali, nel rappresentare queste istanze sono stato coinvolto e mi è capitato di praticarle benissimo. Mi sono trovato da padre eterno, diciamo, ho respirato aria naturale, l'abbiamo fatto pure insieme con lei una volta. Sì, è la giornata del camminare ad ottobre. E poi l'abbiamo fatto un'altra volta ancora dicembre, in occasione di un festival destagionalizzato che facevamo d'inverno. L'Alica Festival, di cui lei è stato direttore artistico, quindi lei con qualche difficoltà in più di me, ma ce l'ha fatta benissimo, abbiamo ripercorso le strade interne.
Questo è un turismo che però non può soddisfare la domanda che viene dall'esterno e che quindi trova altre risposte in altri luoghi. Per i tour operator c'è bisogno di creare almeno 70-100 posti letto per soddisfare le comitive rappresentate dai pullman Gran Turismo, per esempio, e questo non c'è nei piccoli borghi. Quindi con una funivia si risolverebbe con l'allocazione a mare, però questi sono sogni. Torniamo alla realtà. La realtà era quella di migliorare la viabilità e di creare dei sistemi a navetta. La provincia in questo ha fatto il PISL Mobilità, che non so perché non lo gestivamo noi, oggi non lo gestisce la città metropolitana. È un sistema che ha previsto la acquisizione di mezzi, navette, pullman un po' più grandi, per consentire col servizio a chiamata quei comuni che non hanno il servizio di linea con Federico, che è il gestore, o Aquilonia, insomma, che sono i gestori per la Calabria. Allora, siccome abbiamo 5 minuti ancora appena, no, ovviamente non abbiamo parlato in questa ormai ora di trasmissione di Rogudi nello specifico per un motivo, essendosi insediato da 2 settimane, il lavoro è tutto davanti, quindi poi nei prossimi mesi ne parleremo più approfonditamente. Abbiamo giustamente parlato di città metropolitana, perché se Rogudi è più o meno, diciamo così, al centro dell'area grecanica, si deve quindi porre all'interno di essa in prospettiva futura, guardando a quello che verrà, e quindi ci sono 5 anni di amministrazione davanti, e quindi in 5 minuti se riusciamo a riassumere le idee della Rogudi che verrà. Allora, in 5 minuti, e questa volta veramente per flash, il mio programma elettorale è stato fatto, quindi non è mio ma è nostro, è stato fatto dall'inizio con i candidati della lista, quindi gli eletti e anche quelli che non sono stati eletti. Questo programma ha puntato essenzialmente, per esigenze del territorio, a guardare i servizi al cittadino, quindi la pulizia del paese e i servizi principali. Poi anche una pressione fiscale che, se riusciamo con l'obiettivo del raggiungimento della rateizzazione che si può fare per venire incontro al pensionato che non ce la fa pagare in unica soluzione, cifre 500 euro, 1000 euro per rispondere appunto alle esigenze della tassazione, e ci sono queste che sono le cose spicciole, quindi poi la sistemazione dei marciapiedi, dell'illuminazione, queste sono state oggetto di programma, vediamo con quale risorse riusciremo a farle. Su questo, diciamo, ci dobbiamo ragionare, perché ancora purtroppo per mancanza del ragioniere non ho fatto la verifica di cassa che dovrò fare con il revisore per capire esattamente su che fondi si può basare il nostro impegno nell'immediato. Poi chiaramente ricercare altri fondi e trovare le risorse sarà quello un percorso dei 5 anni. Prima cosa da fare. Altra cosa da fare, ho lanciato, anche confrontandomi con alcuni tecnici che mi hanno suggerito questo termine, che io sto spendendo non in lungo e in largo, ma insomma da un paio di settimane, realizzare Rogudi, realizzare, non a Rogudi, creare a Rogudi e creare, fare di Rogudi il centro servizi dell'area grecanica, cosa che non può essere fatta solo da Rogudi. Chiaramente noi Brancaleone, Bova Marina, Montebello, abbiamo dei servizi che sono peculiari della zona omogenea dell'area grecanica, peculiari anche di quel comune che ce l'ha, utili a tutta la città metropolitana, però non sono, come dire, non si possono spostare. Penso al centro Tartarnet delle tartarughe a Brancaleone. Chi può pensare che il centro servizi di Rogudi dell'area grecanica possa tirargli quello? La sinagoga ebraica a Bova Marina, che può avere al suo esterno anche dei servizi, quindi non solo la fruizione come museo, ma anche dei servizi mirati. Chiaramente alcune saranno le peculiarità, ma per quanto riguarda alcuni aspetti, Rogudi è logisticamente il comune più facile da raggiungere per tutti. È sulla statale 106, esci dallo svincolo e sei già a Rogudi. Essendo progettato a seguito dell'alluvione del 71, quindi poi completato mi pare nell'89, assegnate le case, ma comunque negli anni 70-80, è relativamente giovane, comunque il più giovane dei comuni, degli altri comuni. Per cui anche le infrastrutture hanno un disegno
diciamo, non sono fatte a caso. Noi, se guardiamo gli altri comuni, hanno con l'abusivismo edilizio bloccato ogni possibilità di fare delle strade funzionali allo sviluppo. Magari la programmazione iniziale, così come ricordo di Bova Marina, c'è un disegno di D'Andrea che pone il comune al centro e una divisione per strade perfetta, che poi è stata violata e violentata dall'abusivismo. Alcuni hanno bloccato le strade 70-80 anni fa. Si è trasformato, quindi c'è una ragnatela di strade che non ha una logica, così come Condofuri e tutti gli altri comuni. Invece Rovudi è ancora conservato e preservato questo aspetto, cioè l'abusivismo non è, oggi è sempre più difficile commetterlo perché c'è il sistema di navigatori satellitari che ormai se piange un albero, e quindi per fortuna da questo punto di vista non può essere. Quindi da questo punto di vista è logisticamente il migliore. Ha una serie, oggi li chiamo volgarmente scatoloni, vuoti di contenuti che vanno riempiti di contenuti, quindi dall'attuale access point che può essere, è stato così progettato dal PISL per fare, come dire, uno dei centro servizi principali dell'area grecanica, l'attività di convegnistica piuttosto che, diciamo, altro che sia argomento di studio e di promozione del territorio. Così come c'è l'ex mercato coperto, il mercato coperto ormai ha assunto questa funzione che è un grande scatolone vuoto, c'è l'ex scuola elementare, abbiamo il bene assegnato con l'avevano in gestione i borghi solidali e ora c'è la Proloco di Rovudi, comunque un'altra struttura vuota. Ci sono degli spazi enormi liberi che sono rappresentati da un verde incolto, che, sui quali si può ripristinare il verde, si possono dare in adozione e si può fare un buon lavoro. Quindi questa situazione funzionale a quello che è l'intasamento e l'ingorgo creato dall'abusivismo edilizio e dalla scarsa progettazione nei decenni passati degli altri comuni, può essere una valvola di sfogo per gli altri comuni e una situazione positiva per Rovudi, che invece vive il dramma dell'essere considerato comune cosiddetto dormitorio, e non è un termine, io oggi non sono in condizione di poter offendere il mio comune, che è il mio comune di origine perché mio nonno era là, ma oggi è il mio comune perché sono primo cittadino di questa comunità e lo voglio difendere con i denti, insomma, per quanto riguarda storia, cultura e diciamo luoghi. E in questo senso, appunto, il comune dormitorio è perché ci sono pochissime attività, sono un tabacchino bar, un barretto più diciamo in vista all'inizio del paese, un'attività di vendita di frutta e verdure e ortaggi e una farmacia, diciamo il panificio, ecco, alcune cose essenziali. È inutile che stia a citare perché sono veramente poche le attività, non abbiamo attività commerciali, non abbiamo attività che diciamo favoriscano l'aggregazione durante il giorno, ci prova qualche associazione che noi cercheremo di favorire anche con la fruizione dei locali, che garantiremo insomma tutte le associazioni che fanno un bene sul territorio, ma deve fare il salto di qualità. Non dico in questi 5 anni, ma da qui al futuro Rovudi, se no, rimarrà isolato. 30 secondi su Rovudi antico. Come verrà Rovudi antico? La vede, diciamo, zona rischio sismico R4, per cui tutti coloro che sognano e lanciano slogan, come dire, li devo stoppare per dire tutto ciò che si potrà fare è mio interesse portarlo avanti perché rappresenta il bene primario per Rovudi. Quindi là dovremmo ingaggiare o un grosso progetto comunitario che sia come dire, sostenibile, perché il progetto, appunto, se lo fai fino a se stesso per riqualificare il borgo, non puoi ottenere quel punteggio che diciamo, la comunità europea, quando si stilano i progetti, richiede per avere il finanziamento di grosse risorse, perché 1 milione di euro, 2 milioni, che sarebbero una grande cifra oggi per un comune, non sono nulla per mettere mano a un intero borgo che, per mia ignoranza, ma mi confronterò con i tecnici, deve vedere prima di tutto la demolizione di alcuni ruderi, che sono ruderi postmoderni, diciamo, sono praticamente il frutto di un abusivismo edilizio che era iniziato anche a Rovudi prima della costruzione del paese nuovo. Quindi ci sono strutture non in mattoni pieni e muratura ordinaria, ma ci sono anche ferro, cemento, solai scalcinati, bruttissimi esteticamente, che non rappresentano nessuna cultura, se non il fatto di lasciarne uno a testimonianza di un periodo storico
come fanno i bravi architetti quando devono fare i grandi progetti nelle città importanti, Lisbona, Madrid, eccetera, che nella chiave di lettura dei vari periodi lasciano appunto ciò che la storia nel corso degli anni ha fatto e nei secoli ha fatto. Questa ritengo che sia una parentesi veramente stretta, non si parla di secoli, ma si parla di 20-30 anni di incultura e di violenza al territorio. Però se si deve lasciare una testimonianza che abbia quella lettura, anche per chi viene da fuori, viene domani, dico per dire, Renzo Piano a vedere la nostra architettura, deve capire che il patrimonio essenziale è stato quello rurale, quello dei borghi nostri, e che ci sono state anche alcune testimonianze che hanno violentato in grossa parte il territorio, hanno anche consentito l'erosione, il dissesto idrogeologico, lo hanno facilitato, perché quel crinale su cui nasce Rovudi, se noi rispettiamo solo diciamo il crinale su cui erano poggiate le case principali più antiche, probabilmente oggi avremmo avuto uno spopolamento, forse sì, ma non avremmo avuto le frane e le alluvioni, diciamo che avrebbero poi portato l'alluvione, ci sarebbe stato comunque, ma non avrebbe causato, diciamo, l'evacuazione obbligata, perché comunque lì ci sono alcune case che ormai sono costruite nei costoni, quelli che poggiano su roccia friabile, non più su roccia consolidata. Ecco, in questo senso il mio impegno sarà osservando a 360 gradi tutto ciò quello che può essere offerto dall'esterno, dall'interno delle nostre potenzialità. Fondi comunitari le considero fondi interni, nel senso che siamo noi come amministratori, e anche ascoltando e valutando con tanta attenzione le proposte che paradossalmente, o speriamo, invece che paradossalmente speriamo, potranno venire dall'esterno. Perché no pensare a dei magnate americani che vogliono investire su un borgo e vogliono adottare ognuno una casa che possono considerare una spesa minima e riqualificarla, però questo non è una cosa che si può fare con uno schiocco di dita, ha bisogno di una pianificazione, di intermediazioni che è stato fatto in altri villaggi del mondo, voglio dire. Noi avremmo come ritorno il beneficio di aver riqualificato un luogo che è circondato da nostri territori, pure se domani dovessimo perdere, come dire, la proprietà che oggi è del comune, non potranno mai mettere le rotelle al costone che ha il torrente Amendolea intorno, che lo abbraccia, e i ruderi dei nostri, diciamo, antenati di sopra non potranno mai mettere le rotelle e portarselo via, ma potranno riqualificarlo con le regole che sono nostre, quelle comunali, quelle della città metropolitana, della pianificazione del territorio, quindi non potranno abusarne, potranno solo goderne il loro bene privato che acquistano. Questa è un'idea quasi da sogno come quella della funivia, però è un'idea alla quale non smetteremo di chiudere le orecchie e gli occhi per ascoltare eventuali proposte. Quella principale può rimanere quella di un investimento comunitario forte, però trovando sempre qui anche la sostenibilità del progetto. E allora noi poi nei prossimi mesi vedremo quali sono state, diciamo così, guardo già in prospettiva futura l'attività amministrativa. Speriamo. Nei primi mesi speriamo che sia positiva, anche se all'inizio è sempre comunque difficile, la macchina deve partire dalla prima, passare alla seconda, alla terza, insomma, seguire poi le varie marce fino ad arrivare alla quinta, o per le macchine che hanno la sesta, e andare avanti per la strada migliore. Quindi sì, poi la ringrazio. No, la devo interrompere perché io ho una macchina vecchia, però ho il cambio automatico, quindi questo problema delle marce non ce l'ho. Spero di averlo pure in automatico per l'amministrazione. Allora speriamo, ma non è facile. Speriamo che sia così. Ovviamente il nostro è un augurio positivo. Ci rivediamo nei prossimi mesi. Parleremo ancora di Rovudi e di quel che sarà. Grazie a tutti voi per aver seguito The Living Room. Ci vediamo settimana prossima. Un nuovo sindaco, un nuovo amministratore e anche tante cose di cui grazie parlare. Grazie a voi. Arrivederci. Con quello che non si dà. Poi l'anima che si arrende alla malinconia, poi piango, poi rido, poi non mi decido cosa succederà. Col cuore che batte più forte, la lotta tappa sta, al diavolo non si vende, io sono ancora qua.